Nuoro Verselli, direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, di nuovo negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Direttore, bentornato, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms è il 348-31-88-339. Le altre coordinate spero che le ricordino. Lei tra l'altro è anche impegnato, anche ricordiamo, anche nella federazione ciclismo e quant'altro. Allora, io vorrei esordire ricordando un attimino che cos'è il Ciclo Club 77, che è appunto un circolo che è nato nel 1977, si trova a Guidizzolo, e prepara e assiste ragazzini e ragazzine, anche femminucce, ricordiamolo, da quanti anni? Dai 6 ai 12 anni, noi li teniamo su quelle fasce lì, quindi è giusto fare una premessa. Intanto vi ringrazio dell'invito, perché io con la mia passione riesco a fare delle cose anche simpatiche, se vogliamo, no? Perché la nostra società è nata nel 77, diciamo da una costola della Franco Bombana, che era una società importante che purtroppo dopo la morte del patrono ha dovuto chiudere, sì, diciamo, la sua storia. Noi abbiamo iniziato negli anni 80, si può dire, poi sono susseguite diverse gestioni, ma direi che io sono sempre stato vicino a questa realtà. Noi seguiamo ragazzini, come hai detto te giustamente, dai 7 ai 12 anni. Adesso la federazione ci affianca anche un'altra, diciamo, prima dei 7, che sarebbe quella promozionale. Diciamo che noi stiamo andando bene, anche se abbiamo sofferto come tutti gli sport la pandemia, quindi abbiamo iniziato le nostre gare i primi di giugno, perché ovviamente prima non si poteva. Ci seguono un mare di incartamenti, perché ci vogliono ovviamente le carte per i protocolli che dobbiamo rispettare, quindi direi che è un po' più complicata la cosa, però riusciamo lo stesso a fare qualcosa di buono, insomma. La prima manifestazione che abbiamo organizzato è stata il 13 giugno, la gara di Guidizzolo, 33esimo trofeo, diciamo AMAC, che purtroppo ci ha lasciato il suo manager di primo ordine, che si chiamava Remo Stanghellini, ma appunto è scomparso anche lui purtroppo per Covid, e gli abbiamo dedicato una bella manifestazione, c'erano più di 200 ragazzini. Stesso dicasi anche per il campionato regionale allievi che abbiamo organizzato a Volta Mantovana il 27 giugno, in sinergia con altre due società importanti, e siamo stati veramente riconosciuti a livello regionale, perché sono stati veramente due appuntamenti veramente importanti. La nostra società, ripeto, segue i ragazzini a titolo assolutamente gratuito, quindi noi diamo bicicletta, attrezzature varie, l'abbigliamento e quant'altro, iscrizione, e non abbiamo mai fatto pagare niente. Certo, chiediamo impegno, insomma, il martedì e giovedì facciamo gli allenamenti e la domenica andiamo alle gare. Ecco, questo ribadiamolo, poi dopo lo diremo anche nella seconda parte. Gratis. Da pure la bicicletta in comodato d'uso, quindi sì, i genitori non devono neanche andare a cercare, oddio, adesso cosa mi costa la fibra di carbonio, anziché di qui, la dà in comodato d'uso, e poi quindi non usate quella del nonno che pesa 40 kg di più rispetto a quelle di oggi, e poi la borsa con tutto l'abbigliamento estivo e invernale, sì, c'è tutto, veramente più di così, ecco, proprio non... L'unica cosa che lei chiede è il certificato con elettrocardiogramma? Sì, da qualche anno il certificato medico, quello di buono stato di salute, che si poteva fare anche dal medico di famiglia, non è più sufficiente. Adesso serve anche un elettrocardiogramma fresco, insomma, recente, perché... Entro l'anno, diciamo che la scadenza parte dal giorno in cui si fa... l'altro anno, insomma, la scadenza dell'anno adesso dopo. Io non voglio dire, direttore, ma abbiamo tante farmacie anche comunali che li fanno anche gli ECG, quindi oggi è una sciocchezza fare un ECG, ma è giusto farlo, perché insomma, bene o male, la considero un'attività non agonistica, ma invece non è così, cioè, a tutti gli effetti veramente portano il cuore a battiti esagerati, e quindi è giusto che ci sia un controllino un po' più accurato, insomma. Esatto. E poi impegno, perché appunto ragazzi, infatti lo sport è educazione, no, fondamentalmente, cioè
Sì, una scuola di vita lo sport, per tanti aspetti, anche per questa società che li mette in condizioni tante volte di stare in casa con il tablet, con i telefonini, che sono quegli aggeggi che usano comunemente. Questo non va bene, cioè, va bene che si muovano, che facciano sport, anche perché secondo me, oltre alla salute, svuotano anche un po' il cervello. Pensi che leggevo un paio d'anni fa ancora che ci sono dei ragazzini che soffrono di artrosi cervicale perché tengono la testa china per 14-15 ore al giorno per leggere il telefonino. Ecco, non è mai capitato il ragazzino che si mette il portatelefonino sul manubrio, no? No, per fortuna no. Il contachilometri sì, quello lo vogliono a tutti i costi, perché se non hanno il contachilometri sembra che non vadano in bicicletta, invece no, per fortuna no. No, c'è stato un ragazzino invece che mi ha chiesto, dice: io posso vincere una corsa, però mi devi comprare il telefonino. Ho detto: guarda, fai una cosa, stai a casa che siamo a posto. Cioè, è stato così. Cioè, posso al limite offrirgli una pizza, come ho fatto la settimana scorsa, o come farò la settimana prossima, che siamo in provincia di Modena. Gare ne avete ancora, quindi? Sì, tutte le domeniche. Domenica ci spostiamo sul modenese perché c'è una gara importante a Varese, ma partecipano solo le bambine, io ne ho poche. E quindi le bambine possono gareggiare solo lì perché è una gara titolata. E allora abbiamo scelto con gli altri, visto che ne ho un paio anche infortunati, andiamo lì, che ci hanno invitato. È un po' uno scambio di favori, per loro sono venuti da me e io vado da loro, insomma. Giusto, giustissimo. Quindi allora in provincia di Modena, questo. Sì. Dove ci sono anche delle salite, anche Pavullo, si chiama Pavullo nel Frignano, il paesino. Quindi, sì, ne ha. Ma poi ne approfitteremo anche per andare a assaggiare anche il famoso gnocco fritto e tigelle, ecco. Quindi facciamo anche la sorte di gastronomia oltre al. Ecco, tra l'altro un altro valore che non è da trascurare è che i ragazzini che fanno sport imparano anche ad alimentarsi, non dimentichiamoci che purtroppo, mentre il popolo italiano è messo abbastanza bene come fisico, non abbiamo una percentuale di obesi come gli Stati Uniti o la Germania, i bambini non sono messi altrettanto bene, però questo anche lì leggevo. Quindi è vero, imparano. Infatti i pediatri, i medici sono orientati appunto a fargli fare degli sport aerobici ai ragazzini, tipo nuoto, corsa a piedi o bicicletta, perché ovviamente hanno un consumo tre volte più grande, diciamo, di uno sport anaerobico. Non può essere il tennis, che può essere, sì, per l'amor di Dio, tutti vanno bene, non è che ce ne sia uno che non va bene, anzi lo sport va tutto bene. Ma ripeto, se fanno sport e consumano, sono anche bravi. Io ho visto che seguono anche una sorta di educazione alimentare questi ragazzi. Ma poi si accorgeranno che se per esempio si imbottiscono di salsicce mezz'ora prima, poi non corrono. Come no, gli si inchiodano nello stomaco. No. Se ne accorgono, quindi. Le gambe non girano. La bicicletta poi è particolare. Mi diceva un amico una volta, che purtroppo è scomparso, che era anche lui seguiva appunto l'alimentazione dei ragazzi, diceva: la bicicletta non è un soprammobile, dovete usarla e cercare di fare allenamento, riposo e alimentazione. Sono queste le regole del ciclismo, insomma, ma questo a tutti i livelli, anzi, come più si va in su e peggio è. Per cui, tra l'altro, non dimentichiamoci che una buona preparazione va bene anche, visto che sta venendo la moda del cicloturismo, eccetera, eccetera, se uno è anche allenato a farlo, veramente se la gode la grande. Come no, certo. Quindi ecco, altro da dire, direttore, sulle gare? No, noi abbiamo iniziato appunto, volevo citare questo perché nonostante abbiamo fatto 5-6 corse, ma veramente ho dei ragazzini piccolini, perché di grandi ne ho pochi, ma si sono veramente integrati bene nella società e mi sono segnato anche qualche risultato. 5-6 gare abbiamo fatto 4-5 primi, qualche secondo, quindi sono più che soddisfatto della squadra, insomma. Bene, benissimo. E poi lei ha citato prima Remo Stanghellini, che è una vostra figura che è scomparsa, ce n'era un'altra anche. Sì, Tibaldi Gilberto. Il primo Stanghellini è stato uno degli sponsor di una gara importante che facciamo lì a casa sua, perché poi alla fine il centro industriale lì è quasi tutto impegnato con i suoi capannoni, quindi lì c'è un chilometro di percorso, abbiamo sempre sfruttato quel circuito lì e lui ci ha sempre sostenuto. Poi non solo noi, anche lo sport in generale a Guidizzolo. E poi Gilberto Tibaldi, un fondatore della società a cui abbiamo dedicato il trofeo Lombardia, regionale, sì, che poi è della Lombardia, il 27 giugno a Volta Mantovana, una manifestazione veramente importante.
Per cui giusto ricordare queste due figure, sì, importantissime, certo, appunto, Gilberto Tibaldi e Remo Stanghellini. Sì. Ci fermiamo un attimino con il direttore del Ciclo Club 77, Adriano Roverselli, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Con Adriano Roverselli, direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Avete ottenuto anche risultati con le gare, ne parliamo ancora un attimino, è giusto ricordare appunto... Sì, noi abbiamo iniziato, come ho detto prima, i primi di giugno con le garette di questi ragazzini qua e è veramente stata una sorta di inizio soddisfacente, ma non solo per le classifiche, per i risultati, ma veramente anche i piccolini che i 7, 8, 9 anni si sono integrati bene, mi fa piacere, anche le famiglie seguono e quindi per me è un valore aggiunto che ci sia un genitore che mi dà una mano, perché bene o male siamo in due o tre. Adesso per fortuna mi si è aggiunto anche, oltre a Bedegoni Maurizio e mia moglie che mi dà una mano, ma si è aggiunto anche Michael Bresciani che fa la direttore sportivo, quindi, dai, sì, sì, una mano me la dà anche lui, quindi voglio dire grazie agli sponsor che ci permettono di mandare avanti questa società che purtroppo ha dei costi, ma ripeto che riesco a compensare con questi sponsor di cui ringrazio qua a nome mio e della società, quindi i risultati che abbiamo sì sono ripeto soddisfacenti, ma noi il nostro obiettivo è quello che è di fargli fare sport a sti ragazzi e di farli crescere, di vederli crescere nel miglior modo possibile, in maniera del tutto sana e corretta, quindi è questo che a noi fa piacere. Dopo certo il campioncino se viene fuori tutto di guadagnato, ma ripeto noi lavorando su queste fasce di età possiamo solo dire che io posso essere suo nonno alla fine, perché dico ma sai quanti anni hai tu? Ne ho tanti, ma potrei essere, io ho una figlia che ha 41 anni, quindi i genitori di questi bambini hanno 38, 39, 40, quindi voglio dire sono il nonno ormai. Vabbè, purtroppo il tempo passa. Sì. No, comunque Michael Bresciani, voglio dire, insomma, direttore sportivo, per questo signore che sta parlando, lo diciamo perché i pochi che non lo conoscono, si dà del tu con personaggi insomma che tutti quanti conosciamo, no? Nel mondo del ciclismo li abbiamo visti intervistare eccetera eccetera. Come sta Moser per esempio? Sta bene? A Moser ero alla tappa del Giro d'Italia di Bagnolo San Vito, ero a pranzo con lui, eravamo in pochi perché dovevano essere in tanti, invece purtroppo alla fine abbiamo sbagliato l'orario, lui si è presentato alle 2 invece che alle 12 e mezza, ma perché era lì con tutta la troupe, no, diciamo degli sponsor, così è arrivato tardi e siamo rimasti in 3 o 4 e appunto abbiamo parlato di ciclismo, ma soprattutto di vino, perché poi alla fine quando vado a trovarlo mi dice assaggia questo, assaggia quest'altro e mi riempie il baule di vino. Ecco, quindi... cosa avete nella borraccia della bicicletta? Sì, va bene. Allora, cioè, comunque, visto proprio quello che dicevo, proprio così, tranquillamente. E essendo tanti anni che sono in ballo, ne ho conosciuti tanti personaggi, amici proprio. Allora, io invito gli ascoltatori a preparare carta e penna, perché adesso daremo poi le coordinate per raggiungere il Ciclo Club 77 appunto di Guidizzolo. Ciao Adriano, i ragazzini devono essere vaccinati per farli venire da te? Le chiedono tramite messaggio. Ma per adesso no, non hanno l'obbligo. Non so se magari la struttura sanitaria prevederà una vaccinazione anche per loro. Per adesso sono tra virgolette le due cose che facciamo sono la prova della febbre e ovviamente il cartaceo che il papà e la mamma fanno una dichiarazione, quindi ce le portiamo alle gare. Per adesso non mi risulta che i bambini fino a 13 anni abbiano bisogno di vaccino, però magari... Poi non è uno sport da contatto, non dimentichiamoci, sì, questo, per fortuna, cioè, non, sì, è che, ecco, non è che si respirino addosso o cose di questo tipo qua. Bella l'ultima gara a Brescia, hanno trovato due ragazzini doppati, è una vergogna, ma foderano i genitori, chiedono. Guarda, questo è un argomento che quando mi fanno delle domande di questo tipo veramente ci rimango male, anche perché posso capire, non lo capisco perché il doping a qualsiasi livello io lo condanno a morte, certo, ma prendere per buono anche un medicinale che si può anche per così dire ordinare
a un bambino, prendere per buono per fargli aumentare la prestazione, vuol dire che chi glielo ordina è un delinquente. E i genitori non hanno capito che il ragazzino prima o poi lo perdiamo come atleta, e magari va a finire che si ammala anche, perché poi le medicine vanno bene con, cioè, per uno che sta male, come dicono, ecco. Deve curarsi, ma si cura una persona ammalata, non un ragazzino sano, cioè, esatto. Quando si parla di doping, ripeto, io ho la mia opinione personale, spero che un giorno questa piaga si rimargini, anche se ho dei dubbi, insomma, perché c'è sempre stato. Parlavamo una volta, gli archeologi hanno trovato che delle iscrizioni, gli atleti dell'antica Olimpia, l'antica Grecia, avevano dei funghi, dei fumi. Beh, la parola assassino deriva da hashish, per esempio, da una parola antichissima, per esempio. Allora, Roverselli, avete cominciato a portarli in strada o siete ancora in circuito, chiedono? Allora, in strada non li ho ancora portati perché ne ho pochi di 11-12 anni. Ah, quindi lanciamo l'appello. Ecco, se ne avessi qualcuno in più, magari seguendoli con l'automobile, cioè con la miraglia e un paio di genitori, potrei anche andare, ma avendone pochi, ne ho due o tre soli di grandicelli, e quindi non mi fido, insomma, non mi fido, perché gli altri sono 9, 10, 11 anni, preferisco farli girare in sicurezza, insomma, in pista con il solo, ecco. Poi, Roverselli, per favore controlli che i ragazzini non prendano pasticche e robaccia prima delle gare. Sono d'accordissimo. E allora, anche qua, ripeto, posso sferrare una lancia a favore dei direttori sportivi, dei medici che seguono le squadre, perché non hanno nessun interesse a ordinargli o perlomeno a procurargli dei materiali che se li procurano da soli. E ripeto, purtroppo tante volte sono i genitori che tentano di fare delle pratiche che non sono del tutto corrette, ecco. Dice, ma prendi questo qua che vai più. No, non ha bisogno, il bambino non ha bisogno di niente, ha bisogno di un'alimentazione corretta e di essere tranquillo in casa, perché purtroppo io l'anno scorso, sono stato in lockdown, diamo colpa anche a questo periodo qua disastroso, ma su 15 famiglie tre purtroppo si sono divise, quindi i ragazzini soffrono anche queste situazioni, questo è il problema. Dopo, certo, se guardiamo anche gli altri aspetti, diciamo, devastanti della società, ce ne sono più di uno, insomma. Le chiedono se ci sono tante bambine che corrono. Ce ne sono diverse, sì, e direi che sta veramente incrementando il numero a livello federale. Poi parliamo della Lombardia, mi pare più 12%, adesso non voglio dire dati, però sì, il ciclismo femminile sta veramente prendendo piede a tutti i livelli, motori e bike, tutte quelle cose che sono, tra virgolette, in espansione, ecco, perché alla fine il cicloturismo, specialmente per le femminili, è veramente in grande espansione. Che è un'ottima cosa, perché ancora le donne che fanno sport sono di meno degli uomini, no? Normalmente basta andare a guardare una gara, cioè ti accorgi subito che il numero è inferiore proprio. Nel calcio le donne sono più attente, così anche nel ciclismo, dice un'ascoltatrice, sicuramente un'ascoltatrice. Il parametro, leggevo proprio due o tre giorni fa su internet che le cadute, vabbè, hanno altre velocità, però le cadute nel femminile sono il 40% in meno, quindi si vede che stanno più attente. Oppure magari le velocità, o meglio, i campioni, diciamo, quelli che vanno forte sono 3 o 4 o 5 in volata, magari le donne ce ne sono meno, insomma. L'uomo di solito è più spericolato, perché può essere, di solito le cadute sono in discesa, mi corregga se sbaglio, è meno prudente, insomma. La donna è forse più prudente, sì, è vero. Fino come le motociclette, tanto, anzi a volte anche di più, su queste ruote che sono. E l'uomo sfida più il pericolo, insomma. Infatti, Chiappucci era uno che lasciava indietro Valentino Rossi. Allora, anche lei sa che si alterano prima della gara, non si potrebbe escluderli? Ma questo succede, no? Nel 2019, prima appunto della chiusura, hanno fatto un esame a dei ragazzini e hanno scoperto che fortunatamente in pochi prendevano delle sostanze tipo caffeina, diciamo sostanze che davano un po' di, così, non dico di doping, non parliamo di doping, però purtroppo, come ho detto prima, il genitore vuole che il ragazzino vinca, no? E deve essere lì nei primi, ma
non è adesso che deve vincere, è fra 3, 4, 5 anni, quando è junior, quando è dilettante. Adesso deve divertirsi. Certo che se arrivano i risultati è tutto di guadagnato, perché ovviamente c'è chi ha una cilindrata di 1000 e chi ce l'ha da 1200. Quello da 1200 ovviamente fa meno fatica e riesce a fare anche risultati, ma i ragazzini non hanno bisogno di niente, cioè non hanno bisogno di caffeina o di caffè, che poi può bisogno essere di amicizia, sì, esatto, amicizia e socialità, certo, di socialità. Voglio iscrivermi a figlio, sono di Castiglione, va bene uguale, eh? Come no? Ne abbiamo di ragazzine di Castiglione. Castiglione, assolutamente. Sì. Adesso preparate carta e penna, che adesso vi dà il direttore, vi dà tutte le coordinate. Roverselli, giovani bravi ci sono, ce ne sono ancora o sono tutti svaniti? No, giovani bravi ce ne sono tanti. Tante volte abbiamo così la brutta abitudine di dire ma è uno scavezzacollo, ma viene da una famiglia. Non è vero. Io ho avuto dei ragazzini bravi che venivano fuori da famiglie purtroppo non, cioè così, non complete, no? Papà da una parte, la mamma dall'altra, e poi il fidanzato di qui, la fidanzata di là. Per fortuna il bambino è cresciuto con dei valori buoni, insomma, e quindi, e purtroppo magari con qualche famiglia che ha tutte le carte in regola viene fuori veramente quello un po' più balordo, ma succede, come tutte le famiglie, insomma. Io veramente ne ho diversi e devo dire che sono contento, perché sono tutti bravi, insomma. Poi sono un genitore di volta, accettate anche chi è di fuori comune, come certo, Castiglione, come no. Anche di volta. Io ne ho avuto di Reggiolo, di ragazzini, quindi certo. Abbiamo spaziato anche fuori regione. Addirittura i punti sul Mincio, anche. Sì, allora, dunque, adesso finalmente posso far iscrivere mio figlio che ha 11 anni? Vabbè, sì. Ricerca anche. Ah, 11 anni mi vanno bene perché ne ho uno solo, quindi andrebbe benissimo. Assolutamente, sì, sì. Ricerca 11-12 anni. Sì, 11-12 anni, certo, dopo se me ne arriva uno di 8 lo prendo anche quello. Ma tanto li compi anni. Poi. No. Ne ho 18, arrivare a 20, 22 non è un problema. Poi, Roverselli, lei è un grande io spero la facciano commendatore. Dai, così la prossima volta la chiamiamo sono con il commendatore Roverselli. Alle Olimpiadi come andremo col ciclismo, Adriano? Beh, a parte bisogna vedere le discipline, sono sì, ma io abbiamo 3 o 4 individui che possono, certo, atleti che possono veramente fare bene, però ce ne sono tanti adesso giovani che sono tanti veramente che hanno non una marcia, due marce in più. Veramente ci sono dei talenti stranieri che veramente hanno. Però a quelle Olimpiadi, quelle in Brasile, la squadra italiana aveva fatto un capolavoro, stava vincendo, poi purtroppo è caduto. Sì, sì, purtroppo è andata male, però ripeto, di giovani bravi ce ne abbiamo, quindi possiamo sperare di almeno il podio, potremmo arrivare a. Stavano coronando quello che era un capolavoro, mi corregga, un capolavoro proprio di strategia, sì, proprio sì, era sì, veramente fantastici. Allora, le leggo gli ultimi messaggi. Roverselli, lei è un grande perché ci mette impegno e responsabilità con i nostri figli. Un altro messaggio: i sellini da uomo sono indicati anche per i ragazzi per prevenire. Ah, saranno quelli col foro centrale. Il foro, sì, quelli per le, diciamo, indicati per chi ha problemi di prostata, ma ormai li usano tutti perché hanno visto che la comodità. Beh, sì. Insomma, si sente dopo 2-3 ore di bicicletta. Non parliamo di ragazzini, parliamo di chi fa ore e ore in bicicletta, insomma. Allora, preparato carta e penna, perché noi cominciamo con ringraziare il direttore del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, Ciclo Club, lo dico come si scrive, facciamo così, 77 di Guidizzolo, Adriano Roverselli. Diamo le coordinate, visto che appunto da Castiglione da volta hanno chiesto, ma certo, anche da altre parti magari non hanno chiesto ma hanno intenzione, come fare a trovarvi? Allora, io rispondo al 320 72 43 912. La nostra sede è in via Don Sturzo 36, il vecchio asilo comunale, che l'abbiamo allestito anche per altre associazioni, ma lo trovate, perché quando arrivate a Guidizzolo chiedete del Ciclo Club, lo dicono tutti dove siamo. E ovviamente Guidizzolo, quando avete bisogno mi chiamate, che vedrete che io in qualche modo sono sempre in giro, ma mi faccio trovare, perché quando c'è qualche ragazzino, e appunto grazie della vostra disponibilità anche della radio che mi dà l'opportunità di mettermi in vetrina per questo, e porto sempre a casa qualche ragazzino quando vengo qua. Bene, grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, direttore. Ora esatta.